I diritti umani oggi sono una grandiosa ideologia in nome della quale si bombardano i popoli tacciati di non rispettare i diritti umani, come se appunto i diritti umani stessi costituissero una sorta di merce che l'Occidente ha il dovere di esportare laddove essi non siano rispettati. Certamente è giusto che ci siano dei diritti riconosciuti in quanto tali per l'umanità tutta. Il diritto alla vita, il diritto al lavoro. Quello che si deve contrastare, tuttavia, è che questi diritti vengano esportati da un popolo con le armi e con la violenza a un altro popolo, come oggi puntualmente avviene nell'odierno ordine mondiale di tipo planetario. I diritti umani, cioè in questo nuovo ordine di tipo planetario, diventano una sorta di nobile etichetta, vuoi anche una foglia di fico, con cui nobilitare, occultare e glorificare le peggiori opere del nuovo colonialismo o di, come lo chiamava David Harvey pochi anni fa, del nuovo imperialismo planetario connesso direttamente con la globalizzazione. Dove appunto la globalizzazione stessa, per inciso, corrisponde non certo a quella irenica estensione dei diritti umani, appunto, ma piuttosto a una forma di imperialismo che mira a includere tutti i popoli nell'unico modello occidentale della produzione, del consumo e dello scambio, il cosiddetto American Way of Life. Ebbene, in questo contesto i diritti umani, come poc'anzi ricordavo, costituiscono una vera e propria ideologia di legittimazione e copertura dei crimini dell'imperialismo. Ogni qualvolta venga sventolata la bandiera dei diritti umani, si può star certi, così si spiega la storia degli anni più recenti, che là vi sono crimini di tipo imperialistico nobilitati tramite questa etichetta. Pensiamo, per addurre un solo esempio fra i molteplici possibili, all'Iraq del 2004, bombardato in nome dei diritti umani, laddove appunto venivano esportati non tanto i diritti umani, come la propaganda ufficiale e la fabbrica dei consensi compulsivamente ripeteva, ma venivano invece esportate bombe sulla popolazione innocente. Ora, come già diceva tra gli altri Carl Schmitt nel suo testo Il concetto del politico, laddove si senta la parola diritti umani nel nuovo ordine mondiale si può star certi che sia al cospetto di una larvata forma di imperialismo. Il concetto stesso di umanità e quello adesso connesso di diritti umani è sempre foriero di una sua specifica ideologia che così può condensarsi. Se vi sono diritti umani, se vi è umanità da esportare, per ciò stesso, laddove viene esportata, si dà per scontato che non vi sia umanità. Cioè appunto i diritti umani e l'ideologia umanitaria oggi è al servizio dei peggiori crimini imperialistici e potremmo dire, citando il compianto Costanzo Preve, è funzionale all'interventismo umanitario, al bombardamento etico e all'embargo terapeutico. Perché? Perché traccia, ancora citando Carl Schmitt, una sorta di linea divisoria tra chi è umano e chi non lo è, fra chi è titolare dei diritti umani dell'umanità e chi invece, sprovvisto di essi, deve essere, per così dire, arricchito di questi diritti umani anche manu militari, anche tramite esportazioni violente e coatte di questi diritti umani stessi. Cioè la categoria di diritti umani e di umanità traccia una linea divisoria in nome della quale, per un verso, è legittimo usare la violenza in vista del nobile fine dei diritti umani da esportare, e per un altro verso, in maniera convergente, chi è beneficiario di questi diritti umani che vengono esportati non è per ciò stesso umano, deve essere reso umano. Ma allora, come diceva Carl Schmitt, se i diritti umani tracciano una linea divisoria, questa linea divisoria è tale per cui da un lato vi sono gli umani e dall'altro vi sono esseri che umani non sono e quindi possono essere trattati in modi evidentemente disumani. L'esempio che potremmo addurre da questo punto di vista, particolarmente efficace e attuale se contestualizzato alla luce delle vicende del più recente imperialismo globalitario dell'ordine mondiale, della mondializzazione appunto, come ad esempio l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, per citare alcuni degli episodi più recenti. Ebbene, l'esempio che ci viene in mente storicamente è quello del modo in cui si rapportarono i conquistadores al cospetto delle popolazioni con cui entravano in contatto.
perché da un certo punto di vista queste popolazioni parevano a tutti gli effetti essere esseri umani alla pari dei conquistadores. E quindi, in quanto esseri umani, sembrava dovessero richiedere un trattamento analogo in quanto esseri umani. E i conquistadores allora utilizzarono questa linea divisoria. Noi siamo esseri umani, queste popolazioni che pure hanno le sembianze di esseri umani non sono in realtà esseri umani. Ergo possono essere trattati in maniera ampiamente disumana. Lo stesso, dice Carl Schmitt, avviene tramite l'ideologia moderna e contemporanea dei diritti umani, che tracciano sempre una linea divisoria fra chi è umano e chi non lo è. Di fronte a chi non è umano occorre operare l'umanizzazione, ma questa umanizzazione, proprio perché accampa diritti di legittimità e di nobiltà, diremmo anche, può essere portata avanti con i metodi più cruenti, sempre in nome del giusto fine, in nome della quale viene praticata. E per un altro verso implica che chi abbiamo di fronte non sia un essere umano e dunque può essere trattato anche con modi ampiamente disumani.